Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e cominciamo di nuovo il video con un nuovo menù. Partiamo da lunedì. Allora, lunedì a pranzo, sempre molto leggero, bresaola, rucola e grana. Allora, la bresaola è l'alimento dietetico per eccellenza perché ha pochissime calorie, infatti viene messo in tutte le diete. Effettivamente è ipocalorico, è un salume a tutti gli effetti, però non viene sottoposto a macinatura e condimenti. È ricchissimo di ferro, tant'è che è un buon sostituto di una bistecca di carne rossa. Unica pecca che è ricchissimo di sale. Quindi, per chi ha ritenzione idrica o chi soffre di pressione alta, sarebbe meglio non abusarne. Noi la possiamo mettere con la rucola, che un po' contrasta questo effetto, perché la rucola è una verdura ricchissima di fibre, ma soprattutto ricchissima di vitamina C e di potassio, e quindi aiuta la diuresi, quindi aiuta a eliminare i liquidi, ha delle proprietà drenanti, quindi diciamo che si oppone, contrasta un po' questo effetto invece di ritenzione idrica della bresaola. Se non abbiamo problemi di ritenzione idrica o di pressione alta, possiamo aggiungerci anche delle scaglie di grana. Comunque, complessivamente, questo è un pranzo veramente molto light. Per cena, cavolfiore gratinato, un modo diverso per utilizzare questa verdura, io vi ho messo le crepes ai funghi. Lo so, lunedì è San Valentino, molti di voi festeggeranno. Se state a casa e volete fare qualcosa di un po' più sfizioso, potete sostituire i funghi col tartufo. E quindi fare un piatto, delle crepes al tartufo, un piatto un po' diverso, diciamo, per festeggiare. Passiamo a martedì. Abbiamo un'insalata mista sempre, è una pasta di farro con ragù di ceci. Questo è un piatto alternativo alla solita pasta e al solito farro in chicchi. La trovate al supermercato, ha tantissime fibre, ha tante proteine, quindi rispecchia le caratteristiche nutrizionali del farro, però dà tanta sazietà, quindi ne mangiate sempre un pochino meno rispetto alla pasta normale. Quindi occhio sempre alla quantità. Io vi consiglio 50-60 grammi e poi con un ragù di ceci. Questo per cambiare un pochino col solito, il solito condimento che utilizziamo. È facilissimo, prendete dei ceci o in barattoli di vetro o se li avete fatti voi meglio ancora. E le frullate, ci aggiungete un po' di olio e sale, a me piace aggiungerci della curcuma per esempio, ed è un condimento che può anche piacere ai nostri ragazzi. A cena delle verdure cotte e delle polpette di carne magra, quindi molto facile. Passiamo al mercoledì. Questa settimana vi propongo un pranzo con un'insalatona di spinaci, se riuscite a trovarli freschi, ben venga, una tagliata di pollo e del melagrana. Io vi ricordo che la melagrana è considerato un superfood perché è uno di quei frutti. È uno di quegli alimenti che contengono tantissime vitamine e tanti antiossidanti, tant'è che viene utilizzato anche, gli integratori a base di melagrana vengono utilizzati per contrastare l'invecchiamento, per gli sportivi e sembra abbia anche delle proprietà antitumorali. Per cena, verdure cotte, filetti di merluzzo al forno. Il merluzzo è uno dei pesci più venduti, più consumati al mondo, diciamo. È un pesce magro, con pochissime calorie, contiene però tante proteine e tantissimi grassi buoni, gli omega 3. Vi ricordo che anche il pesce ha una sua stagione. Di solito il pesce, il merluzzo, viene, pescato tra dicembre e marzo, quindi fino a tarda primavera. Lo potete consumare anche surgelato, mi raccomando, quando prendete il pesce surgelato, fate sempre attenzione alla qualità. Andiamo avanti al giovedì. Giovedì gnocchi si dice, quindi vi ho messo dei gnocchetti al pomodoro semplici semplici, le potete fare con la farina normale, le potete comprare, oppure se volete fare qualcosa di un pochino più light, potete magari fare dei gnocchetti di zucca al pomodoro, così per cambiare.
Per cena involtini di verza con carne magra. Anche questa cena è molto molto leggera, considerate sui 100-150 calorie. La verza, tra l'altro, ha importantissime proprietà diuretiche e digestive, quindi è una cena sfiziosa, secondo me, però molto leggera. Venerdì mi ho messo il riso col pesce, visto che siamo venerdì, evitiamo la carne, e poi a cena la verdura cotta con la zuppa di cannellini. Perché i cannellini? Allora, i cannellini sono tra i legumi meno calorici in assoluto, sono ricchissimi di sali minerali, tra l'altro hanno pochissimi zuccheri, quindi aiutano a mantenere la glicemia costante nel sangue. E poi non scordiamo che sono privi di colesterolo e danno tanta sazietà. Io ho finito, vi ricordo che il menù lo trovate sul mio sito e sui miei social. E vi auguro un buon weekend, un buon San Valentino e ci vediamo la prossima settimana.